Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi vorrei mostrare come crearci una nostra singola playlist sul nostro canale YouTube. Non solo una singola playlist, ma anche una playlist multipla. Adesso vi mostrerò come fare. Per prima cosa dobbiamo andare sul nostro canale YouTube. Ok. E cliccare sulla voce personalizza canale. Andiamo su gestione video. Ci apparirà la versione di YouTube Creator avanzata. Io preferisco la classica perché è più comoda. Quindi andiamo in basso a sinistra. E clicchiamo sulla voce altro. E facciamo invio. Adesso la schermata verrà cambiata. Quindi andiamo su gestione video, playlist e ci andremo a creare una nuova playlist. In questo caso faccio prova 2, ok. Come vedete ci ha creato la nostra playlist, però la playlist adesso risulta vuota. Dobbiamo andare a mettere al suo interno i video che noi abbiamo creato. Come fare? Quindi clicchiamo sulla voce modifica. Clicchiamo sulla voce aggiungi video. Possiamo cercare sia i video su YouTube, inserire l'URL del video. E qui troviamo la voce, no, i nostri video. Va bene? Quindi andiamo su. In questo caso aggiungo Mario 64 la patch e facciamo aggiungi video. Ok, come vedete la playlist è stata creata. Adesso la dovremmo andare a mettere la nostra playlist sulla home del canale. Quindi andiamo su home page e scorriamo verso il basso. Andiamo su aggiungi una sezione e andiamo sulla voce playlist. Infatti ci sono varie voci da selezionare. Playlist create, singola playlist, salvate, multiple e pubbliche. Va bene? Le multiple sarebbero più playlist in una, la singola è una, le salvate sarebbero quelle là che andremo a cercare su internet, ad esempio, salva in una playlist. E qui troviamo anche la voce delle nostre playlist create. Va bene? In questo caso ci interessa la voce playlist multipla. Ok, la voce è stata creata. Adesso dobbiamo aggiungere all'interno le nostre playlist. Quindi andiamo su aggiungi playlist, ok, trova playlist, in questo caso ci interessa la prova 2 e facciamo fine. Però prima di andare a fare fine dobbiamo dare, scusate, un titolo alla nostra playlist, in questo caso prova playlist. E clicchiamo sul tasto fine. Come vedete, la playlist è stata creata. Clicchiamo di nuovo fine. Eccoci qua. Va bene, ne vogliamo aggiungere un'altra? Possiamo scegliere sia la voce in orizzontale, però in questo caso io preferisco la verticale. Ad esempio, aggiungiamo un'altra playlist. Ad esempio prova, ok, e facciamo fine. Vedete? Ce le aggiunge verticalmente. Ok, lo vogliamo aggiungere orizzontalmente. Eccola qua. Va bene? Praticamente scegliamo
la voce a noi più adatta. Ok, quindi adesso eliminiamo questa playlist e ce ne andremo a creare una singola. Quindi di nuovo la stessa cosa. Aggiungi una sezione. Singola playlist. Sempre qui scegliamo orizzontale oppure verticale, come ci piace a noi. Andiamo sulla voce trova playlist. Ad esempio, prova 2 e facciamo fine. Vedete? Il passaggio non è troppo complicato, è molto semplice. Va bene? Quindi ragazzi, per questo è tutto. Ci vediamo al mio prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Buon retro gaming a tutti.